buon sabato, bentrovati all'ultimo appuntamento settimanale con Mattino 6. Iniziamo dando gli auguri a tutti coloro che si chiamano Demetrio, perché oggi è la festa di San Demetrio di Tessalonica. Le origini del culto di questo santo sono oscure, la prima prova della sua esistenza sia soltanto 175 anni dopo il suo martirio, e molti studiosi dubitano addirittura che sia mai esistito un Demetrio martire in Tessalonica. Tuttavia la geografia tradizionale su questo santo narra che fosse un diacono del luogo, passato a fil di lancia intorno al 306 durante le persecuzioni contro i cristiani. Una tradizione più tarda vuole che sia stato un militare romano e addirittura un proconsole, e per questo motivo venne adottato come santo protettore dai crociati insieme a San Giorgio durante il Medioevo. Ed ora apriamo la rassegna stampa partendo dalle prime pagine regionali. Iniziamo dal quotidiano Il Centro. Questa è la prima pagina della edizione di Pescara: un serpentone per pulire il mare. Pescara in arrivo le barriere mobili per tentare di salvare la stagione turistica estiva. E poi nelle cronache, tre arresti, prostituzione presa alla gang dei Bulgari, sgominata dai carabinieri, una banda che gestiva il mercato della prostituzione nella zona sud di Pescara. Tre gli arresti e nove gli indagati. Al vertice dell'organizzazione c'era una coppia formata da marito e moglie. E poi accuse a Damario, in Montesilvano hotel della ASL chiuso, danni da 180.000 euro. E sempre a Montesilvano, rivoluzione rifiuti, città Sant'Angelo, in arrivo il porta a porta, sempre nelle pagine di Montesilvano. A centropagina la foto di Gianluca Caprari, colpo nell'anticipo di Avellino, è tornato il Pescara ad applausi, carattere bollicine per il successo che lo riporta al terzo posto ieri nell'anticipo di Serie B. Restiamo sempre alla nostra regione con il Buongiorno Abruzzo nel taglio basso, articolo firmato da Andrea Mori: diversamente hotel al passo del turismo. Questo il titolo dell'articolo, che racconta di un'applicazione che consente di prenotare camere e servizi a prezzo ridotto, ma esclusivamente per uso giornaliero. Nello spazio dedicato alle idee siamo ai richiami dal Nazionale. Tre ministri sotto tiro fanno una prova, così scrive Bruno Manfellotto, che ipotizza una spallata nei confronti del governo Renzi, spallata dovuta anche alle inchieste giudiziarie. E poi nel taglio alto, comunione ai divorziati, svolta del Papa sulla famiglia, il sesso come un dono di Dio, ha detto il Papa. Per i divorziati risposati ci sono divieti che si possono superare, quindi valutando caso per caso potranno ricevere la comunione e fare i padrini e i catechisti in chiesa. Non una regola generale però, ma un discernimento affidato ai confessori, come chiesto dai vescovi che hanno partecipato al sinodo della famiglia nel 2015. Così Papa Francesco, nella sua attesa esortazione apostolica post sinodale Amoris Laetitia, che conclude un cammino di riflessione durato oltre 2 anni e che ha visto la consultazione dei fedeli e dei vescovi di tutto il mondo. E proprio su questo argomento c'è la riflessione di Andrea Sarubbi: la famiglia cattolica versione Bergoglio. Andiamo avanti con la lettura delle prime pagine del Centro. Passiamo alla prima di Chieti Lanciano Vasto: muore schiacciato dal trattore, cronaca in apertura, la tragedia in contrada Tamarici, l'agricoltore aveva 78 anni. E questo per quanto riguarda le cronache di Ortona. Poi nelle cronache di Chieti, aule decimate, il virus mette KO 30 alunni e 2 maestre, tutti con gli stessi sintomi, vomito e diarrea. Una situazione che ha allarmato i NAS, che sono intervenuti nella scuola materna del Tricalle a Chieti. E poi in Lanciano, case prese di mira, ondata di furti in pieno giorno, allarme in città. E poi a Vasto, l'ARAP Servizi assorbe il CONIV e salva 34 operai. A centropagina, supercinema affollato di studenti, solidarietà e amore nel mondo ideale dei bambini, serata di gala per le premiazioni degli studenti
studenti che hanno partecipato al concorso Il mondo che vorrei, indetto dalla Onlus Il Tratturo, associazione che sostiene le attività svolte dalla radioterapia oncologica dell'ospedale di Chieti. Andiamo avanti. Adesso passiamo alla prima pagina di Teramo. Fusione BCC, il giallo della svolta. Roma si è tirata indietro all'improvviso ed è subentrata Castiglione. Nelle cronache, in Giulianova, l'annunziata sgomberata famiglia abusiva dalla casa Ater non avevano più il diritto di occupare l'alloggio gestito dal comune perché l'assegnatario aveva ereditato un'abitazione. Così ieri mattina è scattato lo sfratto forzato. In Teramo, allarme della CGIL, Buoni Lavoro aumenta il precariato. A Roseto 6 milioni, soldi dei privati per la nuova illuminazione. A centropagina, l'inaugurazione ieri a Teramo della Fiera dell'Agricoltura, 40 stand in più e tanti giovani. L'inno nazionale cantato dagli alunni e il lancio dei palloncini hanno salutato l'inizio della 28ª Fiera dell'Agricoltura di Teramo, che si chiuderà domani. Quest'anno ci sono 40 espositori in più e si registra una presenza sempre maggiore di imprese costituite da giovani. Andiamo ancora avanti, ultima delle quattro prime pagine provinciali del centro, quella di L'Aquila Vezzano Sulmona. Bollette ingiuste, niente rimborsi, L'Aquila scattano i conteggi a consumo, ma chi ha pagato non riavrà i soldi. E poi a centropagina, incidente mortale, l'investitore, l'uomo del furgone, Marane di Montereale, indagini del RIS dei Carabinieri. Per quanto riguarda il giallo dell'incidente costato la vita alla 62enne Antonietta Durastante, giallo che si avvia alla soluzione, gli accertamenti dei carabinieri del RIS incastrano l'autista del Corriere Espresso che il 2 novembre 2015 chiamò i soccorsi, l'uomo già indagato non può uscire di casa di notte. Nelle cronache di spalla, Tagliacozzo, avvocati in lutto per la morte di Giovagnorio. Impegnato nel Movimento Sociale Italiano, Giorgio Almirante fu suo testimone di nozze. L'avvocato Franco Colucci e il consigliere regionale Emilio Iampieri, un punto di riferimento e un grande esempio di coerenza. E poi a Sulmona, alla Marelli, turni stressanti e pochi riposi. Poi alberghi a pezza, ma il progetto è fantasma. Cambiamo testata, adesso passiamo a vedere insieme la prima pagina della edizione abruzzese del Messaggero. La gang delle ville in azione, l'apertura, Lanciano, ladri in pieno giorno in casa della giornalista della TGR Abruzzo, Maria Rosaria Lamorgia, rubati oro e argenteria, lo sfogo su Facebook, tanti nella mia condizione. E sempre restando alla cronaca, prostituzione a Pescara, racket bulgaro in Pineta, reclutavano giovani donne in Bulgaria e poi, sotto minaccia di ritorsioni sui figli, le costringevano a prostituirsi, tre in manette, caccia al capo, questa è l'operazione dei carabinieri di Pescara. E poi L'Aquila, investita e uccisa, procura il RIS e il soccorritore. Ancora per quanto riguarda L'Aquila, esoratori sismici, assolto Dolce, frode sulla maxi fornitura per le piastre, la Cassazione ribalta il verdetto dell'appello. A centropagina il calcio di Serie B, oggi il Lanciano riceve l'Entella, intanto ieri sera il Pescara inventato, sbanca Avellino. Nonostante le assenze, il Pescara è riuscito a portare a casa i 3 punti al Partenio. Continuiamo, forte spiega l'Amoris Laetitia, Papa Francesco vicino all'uomo, il Monsignor Bruno Forte, che è l'arcivescovo della diocesi di Chieti Vasto. Spiega la lettera post-sinodo di Papa Francesco. E nel taglio basso, archeologia, il cimitero dei bambini. Spunta il cimitero longobardo dei bambini nel sito archeologico di Amiternum. La scoperta è stata fatta alla fine della campagna di scavi del 2015, ma è stata resa nota solo ora. Gli archeologi guidati dal professor Fabio Redi, docente di archeologia medievale nell'Ateneo Aquilano, stanno analizzando le sepolture prima di riprendere la campagna archeologica prevista alla fine del mese di maggio.
Andiamo nel taglio alto, il giorno e la notte, due orchestre Danilo Rea per la giornata dell'autismo, poi la Kermesse, 90 cantine abruzzesi all'assalto del Vinitaly di Verona e poi a Pescara, dopo via le Regina Margherita, taglio dei pini in via De Cecco. Nuovo grido d'allarme degli ambientalisti, ieri l'incontro con l'assessore Di Paola dice cambiare i criteri di intervento e fare più manutenzione del verde. Cambiamo ancora una volta, testata e adesso andremo a vedere insieme la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Apertura che riguarda la Ital Pannelli, smania per togliere i divieti. Il sindaco Panichi convoca tutti i tecnici e sollecita per le analisi, intanto restringe la zona off limits per quanto riguarda l'incendio della fabbrica di isolanti di Ancarano. E poi a centropagina la zappa e la bomba sulla fotonotizia di questa granata trovata da un contadino di Montorio che ha rischiato di saltare in aria. E poi a Teramo si è spento a 54 anni l'avvocato Luigi Franchi, ancora Rocco Di Giacomo ha assolto il tecnico del parco marino per i subacquei. Sotto la testata, elezioni amministrative in 7 comuni del Teramano, il ministro Alfano ha deciso, si vota il 5 giugno. A Giulianova invece è sgomberata un'altra casa popolare occupata da abusivi. Nel taglio basso è inaugurata la fiera dell'agricoltura, abbiamo visto anche in precedenza sul quotidiano Il Centro e poi Sabato in città di Marcello Martelli, nonne gourmet con la valigia diplomatica, un articolo che parla delle eccellenze enogastronomiche e della riscoperta dei menù tradizionali. Lasciamo le prime pagine regionali, apriamo lo spazio dedicato al nazionale andando a vedere i titoli dei principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera, l'Italia alza il tiro contro l'Egitto, il caso diplomatico, rifiutate ai nostri PM le informazioni sulle celle telefoniche, ora è a rischio l'incontro con Al-Sisi, vertice fallito sul caso Regeni, richiamato l'ambasciatore in Italia, la madre di Giulio, non ci fermiamo. Poi Parigi e Bruxelles, forse lui l'uomo col cappello, l'arresto di Abrini, il fantasma delle stragi. E poi l'esortazione dopo il sinodo, Francesco apre ai divorziati e definisce il sesso dono di Dio. Andiamo avanti, la Repubblica, Regeni fallisce il vertice, rottura Italia-Egitto, la verità a ogni costo, il Premier, questione di dignità, richiamato l'ambasciatore dal Cairo, pochi documenti, la famiglia dice siamo amareggiati. Per quanto riguarda il terrorismo, preso Abrini il super latitante, forse lui l'uomo con il cappello per quanto riguarda le stragi di Parigi e Bruxelles. E poi la fotonotizia con in primo piano Papa Francesco, il Papa rispetto per i gay ma no alle nozze, Francesco apre i divorziati, il sesso è un dono di Dio. Tornando invece a quanto sta accadendo nella nostra politica, sfogo con i ministri, non sono loro a fare le leggi, l'ira di Renzi sui PM di Potenza, ora stretta alle intercettazioni, nel taglio basso RCS Mediaset, grandi manovre, Cairo lancia l'ops sul Corriere, il Biscione si allea con Vivendi, c'è molto fermento nella editoria italiana. Andiamo avanti, il Messaggero, caso Regeni in primo piano, strappo con l'Egitto, fallisce il vertice con gli investigatori egiziani, delusione italiana, nessun atto soddisfacente, Gentiloni intanto richiama l'ambasciatore dal Cairo, Renzi dice ci fermeremo soltanto davanti alla verità. L'inchiesta di Potenza, l'ammiraglio e il pressing sul ministro, scontro ai piani alti delle forze armate, così scrive il Messaggero. E poi, sempre tornando al caso Regeni, la scelta di Al-Sisi, prova di forza che produrrà nuovi equilibri mediterranei, questa l'opinione di Alessandro Orsini. Adesso il terrorismo e l'uomo col cappello dell'attentato a Bruxelles, preso lo stragista Abrini, il super latitante di Parigi.
Cioè, adesso parliamo di economia, il governo taglia la crescita all'1,2% nel documento economico e finanziario, sale il deficit ma niente manovra, come detto varato il DEF, il ministro Padoan, con Bruxelles siamo in regola. E per quanto riguarda la Chiesa, il Papa, comunione ai risposati e il sesso resta un dono di Dio, questa è l'opinione di Papa Francesco. Andiamo avanti, la stampa, sempre caso Regeni in primo piano e crisi fra Italia e Egitto, i magistrati del Cairo si rifiutano di consegnare i dati del traffico telefonico, Renzi dice non ci fermeremo mai, fallito il vertice fra inquirenti, la famiglia è amareggiata, Gentiloni intanto richiama l'ambasciatore in Egitto, in Italia. E poi a centropagina l'inchiesta di Potenza, i favori e le pressioni su Flotta e Porto di Augusta, la ragnatela di Gemelli, un clan fra affari e nomine. E intanto la visita di Renzi al Colle alla ricerca di stabilità, così scrive Ugo Magri. Il Sole 24 Ore, il quotidiano economico italiano, apertura che riguarda l'editoria, Cairo vuole il Corriere, offerta al 100% di RCS. L'editore lancia un'offerta pubblica di scambio, 0,12 titoli Cairo Communication per ogni azione, Rizzoli, asse Mediaset, Vivendi intanto, pay TV ai francesi e scambio azionario. L'economia, intervista al governatore di Banca d'Italia, Visco, la politica monetaria ha aiutato Italia ed Eurozona, banche italiane, accantonamenti e garanzie adeguate. Misure di stimolo senza l'azione della BCE, crescita e inflazioni più basse dello 0,5%. E poi il DEF, più deficit per 11 miliardi nel 2017, via libera del governo, a maggio misure per la crescita, nel 2016 pressione fiscale dal 43,5% al 42,8%, il pareggio di bilancio slitta al 2019. Il ministro Padoan dice flessibilità in linea con le regole dell'Unione Europea, Renzi chiude a manovre correttive nel 2016. E per quanto riguarda le borse, in rally sulle banche, Milano più 4%, il piano di sistema sugli NPL piace ai mercati, forti rialzi per BPER, Unicredit, Intesa e UBI. Il giornale adesso. Petrolio e non solo, il fango schizza su Mattarella, l'ammiraglio De Giorgi intercettato mentre racconta di aver cercato appoggi per la legge navale da 5 miliardi, ho parlato con il Quirinale, è interessato. E poi colosso multimediale Berlusconi rilancia sul futuro di Mediaset, accordo con Vivendi per sfidare Sky e Netflix. L'economia è in stallo, il PIL frena e il debito accelera, il governo pensa anche di tagliare le detrazioni fiscali. Questa è la lettura del DEF da parte del giornale Libero. Adesso i conti non tornano, meno PIL per tutti. Il documento di economia e finanza rivede al ribasso le previsioni di crescita e azzera il fondo che doveva ridurre l'IRPEF. Le privatizzazioni vanno in soffitta. Il governo paga solo il 46% delle fatture, il debito non cala, in Europa sarà dura. Il Fatto Quotidiano adesso, clan Petroli, gemelli in Senato grazie a Paolo Quinto, a tasche dell'esponente del PD, così lo staff della Finocchiaro aprì la commissione a Mister Guidi. E poi c'è un inserto da parte del giornale sul nuovo referendum, da oggi si firma contro l'Italicum e poi ancora il caso Regeni, 65 giorni dopo l'Italia sbatte la porta in faccia al Cairo, i PM egiziani ci negano la verità, scrive il Fatto Quotidiano, richiamato il nostro ambasciatore. Andiamo sul manifesto balle faraoniche con la fotografia del premier egiziano al-Sisi, finisce il grande bluff dell'Egitto sul caso Regeni, l'Italia richiama l'ambasciatore Massari dopo il fallimento del vertice romano con gli investigatori inviati dal presidente al-Sisi, poche lacunose le carte arrivate dal Cairo, nessuna risposta alle domande del governo italiano, l'amarezza dei familiari del ricercatore. E poi c'è
c'è la posizione del giornale in questo articolo, l'arroganza di un regime, in questo editoriale. E poi la Francia ferma le trivelle, Italia mille piazze per il sì, si parla ovviamente del referendum. Andiamo avanti, il quotidiano Il Tempo, barili di intercettazioni, pure il Quirinale, le carte da Potenza ormai esce di tutto, anche l'aereo di Stato per Renzi in vacanza, parla il fidanzato della Guidi, adesso basta, mi hanno dipinto per ciò che non sono, il verbale di Del Rio, la verità del ministro sul viaggio a Cutro e i clan calabresi in Emilia. Al centro pagina il commissario vuole arrestare 5 milioni di topi, le regole di Tronca per la guerra ai ratti, cantine pulite, cemento sui buchi nel muro. Questo per quanto riguarda Roma. E poi il Vaticano, il Papa dà la comunione ai divorziati, il pontefice ribadisce la necessità di accogliere senza discriminazioni gli omosessuali. Questo per quanto riguarda le pagine dei quotidiani nazionali. Adesso andiamo a vedere lo sport, sempre restando ai quotidiani nazionali, con la Gazzetta dello Sport che apre ovviamente sul derby d'Italia, Milan-Juventus, sfida tra due miti, la giochiamo noi. Si parla ovviamente di Shevchenko e Del Piero, due grandi bandiere rispettivamente del Milan e della Juventus. Sheva dice sarà battaglia, Bacca mi piace, che bravo Allegri. Invece Del Piero, a San Siro la Juve vincerà 2-1, la rimonta è una vera impresa. Sotto la testata l'Inter, tempo di esami, l'Eder azzurro è a secco, a 7 partite per la riconferma, la punta attesa al riscatto da oggi a Frosinone, dove segnò 21 gol in 53 match, Mancini fa autocritica, merito un voto basso, il mio futuro legato ai risultati. Andiamo avanti, il Corriere dello Sport, ovviamente anche qui Milan-Juve in primo piano, con il Milan ore 20:45 una sfida decisiva, Juve match ball, Allegri vincere importante, in gioco un pezzo di scudetto, Mihajlovic se faremo schifo sarà giusto mandarmi a casa. Calciopoli 10 anni dopo, di spalla De Santis, alla fine ho pagato solo io, nel maggio 2006 scoppia lo scandalo che cambierà faccia al nostro calcio, riviviamolo, dice il giornale, attraverso le interviste ai protagonisti di quei giorni, partendo dall'ex arbitro di Tivoli. Poi per quanto riguarda l'Inter, alle ore 15 a Frosinone vuole ripartire la squadra di Mancini. Per quanto riguarda il Napoli invece resta la squalifica per Sarri, ricorso respinto, niente panchina domani per l'allenatore che è stato anche sulla panchina del Pescara, e proprio del Pescara si parla nell'articolo successivo. Per quanto riguarda l'anticipo di Serie B, colpo dei biancazzurri, vittoria in casa dell'Avellino per 1-3. Tutto sport adesso, Napoli mia, la Juve non ruba, basta veleni, Allegri stasera può affossare Mihajlovic, intanto Pierpaolo Marino, ex DG del Napoli, sogna un altro scudetto, Sarri è bravissimo ma ha sbagliato sul macigno, in meno alibi e più analisi degli errori, consiglia Marino, la Roma ha recuperato agli azzurri 8 punti in 10 gare, aiutata anche lei a San Siro, i bianconeri cercano il più 9. Per quanto riguarda il Torino, torna l'entusiasmo, stadio pieno contro l'Atalanta. Poi ancora, oggi a Frosinone, Mancini medita sull'Inter low cost e per la Serie B tra Spezia e Novara show da Pescara, che colpo ad Avellino. E allora, questo per quanto riguarda anche la rassegna nazionale dello sport. Adesso apriamo la pagina dedicata al meteo con il collegamento con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.org. Buongiorno a te Giovanni. Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, che tempo farà nel weekend a te? Ma diciamo che come avevamo già annunciato nei giorni scorsi, la nostra penisola è interessata in questo momento da una perturbazione di matrice afro-mediterranea che tuttavia nelle prossime ore in mattinata lascerà spazio ad un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche, quindi nel corso delle prossime ore assisteremo a delle schiarite anche ampie sulla nostra regione, ma si tratterà di una
fase temporanea, in quanto è in arrivo una nuova perturbazione, stavolta di origine atlantica, che favorirà anche una progressiva diminuzione delle temperature e spazzerà via un po' quella che è la sabbia in sospensione in queste ultime ore sulla nostra regione e non solo, quindi è atteso un peggioramento in particolar modo nel pomeriggio sera, quando con il transitare di questo sistema nuvoloso assisteremo alla formazione di sistemi nuvolosi soprattutto a partire dal settore occidentale, ma ancor più sulle zone montuose, in estensione nel tardo pomeriggio, in serata e in nottata anche sul versante orientale della nostra regione, con possibilità di rovesci localmente anche a carattere temporalesco. Una situazione di instabilità con delle precipitazioni molto probabili sulla fascia orientale della nostra regione anche nelle prime ore della giornata di domenica, poi la tendenza è verso una graduale attenuazione dei fenomeni a partire dal teramano in estensione verso le restanti zone tra la tarda mattinata e il pomeriggio, quindi gradualmente poi il tempo migliorerà nel corso della giornata di domenica. A seguire, Alfredo, c'è da segnalare poi un generale miglioramento del tempo nei primi giorni della prossima settimana a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nordafricana. Tuttavia nella giornata di martedì e mercoledì non si escludono degli annuvolamenti, nubi alte stratificate, tornerà probabilmente anche la sabbia africana in sospensione, in questi casi è più che normale, e probabilmente poi verso la fine della settimana l'alta pressione africana si spingerà ulteriormente verso nord e potrebbe, se confermata, favorire un ulteriore deciso aumento delle temperature con valori non più primaverili ma decisamente di inizio estate. Ma di questa situazione poi ne riparleremo diffusamente nel corso dei prossimi giorni, Alfredo. Eh sì, Giovanni, allora continuate a seguire ovviamente gli appuntamenti quotidiani con Mattino 6, ma ancora di più, per essere sempre aggiornati, il sito di abruzzometeo.org, lo vedete in questo istante, messo in onda dalla regia di Gianni Dare. Ovviamente qui troverete tutti gli aggiornamenti di cui avete bisogno per essere sempre informati sulle condizioni meteo nella nostra regione e non solo. Andiamo a vedere anche i riferimenti Facebook, questa è la pagina di Abruzzo Meteo e poi c'è la pagina personale di Giovanni De Palma, eccola qui. Grazie ancora Giovanni per essere stato con noi anche questa mattina, ti auguro ovviamente una buona giornata e un buon fine settimana. Grazie Alfredo, un buon fine settimana anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Noi ci fermiamo per quanto riguarda questa prima parte di Mattino 6, break pubblicitario, e poi torniamo nella seconda parte con l'approfondimento delle notizie dalla nostra regione. Andremo a vedere anche le immagini salienti con il servizio di Paolo Renzetti della partita del Pescara e poi le interviste degli allenatori. Vi aspetto. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Come detto, torniamo alle notizie dalla nostra regione. Ripartiamo dalla pagina Abruzzo del quotidiano Il Centro. Civitavecchia sprona Ortona, ora servono infrastrutture. Il commissario dell'autorità portuale laziale accoglie con entusiasmo il sì all'alleanza con l'Abruzzo. Vedo solo vantaggi, non un aumento dei costi. Abbiamo la possibilità di cambiare marcia insieme. E poi, per quanto riguarda invece l'arcivescovo di Chieti Vasto, Monsignor Forte, lancia un appello ai candidati sindaci ieri a Sulmona Ambiente, l'appello di Forte, la società sia più responsabile. E poi invece di spalla troviamo un articolo che riguarda i trasporti, mobilitazione tua, fumata nera tra sindacati e D'Amico. Sempre su questo argomento andiamo sulla città, sulla pagina Abruzzo della città. Tua, i sindacati smentiscono la regione. Non esiste alcuna sentenza del Consiglio di Stato sui servizi minimi per la tratta L'Aquila-Roma. L'altro vettore, la mancanza di un quadro normativo, aveva permesso l'avvio di un nuovo esercizio sulla direttrice che collega il capoluogo con la capitale a prezzi altamente competitivi. Servono norme, predisporremo una lettera aperta a tutti i capogruppo presenti in Consiglio regionale. Ovviamente su questo argomento stanno insistendo molto i sindacati che si occupano dei trasporti, in particolare Franco Rolandi della Filt CGL, Rita Innocenzi della CGL Abruzzo.
E poi le amministrative, Angelino Alfano ha deciso che i comuni al voto andranno il prossimo 5 di giugno. Adesso andiamo invece sul Messaggero e andiamo a recuperare la pagina Abruzzo del Messaggero perché si parla di sanità. Il commissariamento all'ultimo bivio, l'assessore Paolucci non fa proclami, ma il tavolo del 19 potrebbe davvero essere quello finale prima del via libera. Brusca frenata dopo la contesa Lorenzin e D'Alfonso per l'IZS, Lea, Conti e il documento programmatico ora sono a posto. Prossimi obiettivi: sbloccare il tesoro di 370 milioni per i nuovi ospedali e varare l'assetto per la ASL unica. Cambiamo argomento: 90 cantine ai nastri del Vinitaly di Verona, giunto alla 50ª edizione. L'assessore Pepe, il vino è l'ambasciatore della nostra produzione agricola, ora bisogna innalzare i regimi di qualità. Nel taglio basso, Castiglione Pianella ingloba Teramo, nel mondo BCC piccolo e ancora bello. Svolta a sorpresa dopo che Roma sembrava in vantaggio per quanto riguarda i movimenti nel credito cooperativo. E poi la convenzione, internazionalizzazione, l'accordo di Confindustria, più liquidità alle imprese abruzzesi dal mondo bancario per agganciare la ripresa e ripartire dai mercati internazionali. Ritorniamo adesso sul quotidiano Il Centro e andiamo a vedere insieme la pagina di Pescara, che ovviamente parla e dove c'è in primo piano la questione del mare inquinato. Questione mare inquinato che da tempo tiene banco in città e c'è una soluzione per tentare di salvare la stagione estiva. Andiamola a vedere sulla pagina di Pescara. Ecco il serpentone per pulire il mare. Barriere mobili dovrebbero trasportare a largo l'inquinamento del fiume. Primo via libera all'opera che costa circa 400.000 euro. Questo l'intervento presentato ieri nella sala del consiglio del comune di Pescara, ma l'esperto avverte che quel sistema può essere inutile. Quel progetto delle barriere mobili potrebbe non funzionare. L'avvertimento che arriva da Giuseppe Montanari, ex responsabile delle ricerche in mare Adriatico dell'Agenzia regionale per l'ambiente dell'Emilia Romagna. Ovviamente ci sono pareri discordanti su un'opera che ha come obiettivo quello di salvaguardare la balneabilità. Ricorderete tutti cosa è accaduto lo scorso anno, tra l'altro proprio su quello che è accaduto lo scorso anno e sulla cosiddetta ordinanza fantasma dell'amministrazione Alessandrini c'è in corso un'inchiesta della magistratura. Andiamo avanti, va in appello il processo sull'omicidio Pavone. Il 22 aprile, prima udienza davanti alla Corte Aquilana a carico di Gagliardi, condannato a 30 anni per il delitto dell'ingegnere informatico di Montesilvano. La sorella Adele dice: importante per noi avere giustizia, la nostra vita è cambiata, nessuno potrà restituirci Carlo. A parlare tramite l'avvocato Marino Di Felice, Adele Pavone, sorella dell'ingegnere colpito sotto casa a Montesilvano, è morto dopo un anno di coma. Andiamo avanti, blitz antidroga nelle scuole, primo controllo al classico. I carabinieri hanno avviato ieri mattina una serie di ispezioni negli istituti. Al D'Annunzio non sono stati trovati stupefacenti, ispezionati bagni e due classi. E poi quello dell'inquinamento del fiume del mare è diventato quasi una psicosi. Chiazze bianche nel fiume, del vecchio dice solo la lanugine dei pioppi. Ricoverato per un malore ex interinale di attiva, il lavoratore ha dovuto risarcire, scusate, lasciare il presidio di protesta davanti al municipio per i controlli medici. È il secondo caso dopo l'avvio dello sciopero della fame. E poi tassa sui turisti ancora bloccati, lo scontro è rinviato a lunedì, ancora nulla di fatto all'interno del Consiglio Comunale di Pescara per quanto riguarda la tassa sui turisti. Ieri nuovo scontro in consiglio, il presidente, dell'Assise, Antonio Blasioli, ha fermato per ben 3 volte i lavori nell'aula per far incontrare le due coalizioni nella speranza di raggiungere un accordo che ovviamente non c'è stato.
Nel taglio basso, ieri funerali, morto l'ex primario Angeloni, medico dell'unità Alsi Abruzzo, e poi premi per 38 maestri del lavoro. Domani al porto turistico la manifestazione della Camera di Commercio. Siamo alla cronaca adesso, operazione oltre confine, prostituzione sgominata, la gang bulgara, tre arresti dei carabinieri tra Pescara e Sofia, gli sfruttatori controllavano a vista le ragazze posizionate nella zona sud. Ancora latitante il capo dell'organizzazione, le squillo erano state indottrinate a non parlare con le forze dell'ordine ed erano marcate stretto da un uomo con la bicicletta. Recuperato all'estero il GPS che serviva per spiare la banda e che era stato installato sotto una autovettura usata dalla banda. Andiamo a vedere insieme il servizio proprio su questa operazione del nucleo investigativo dei Carabinieri di Pescara. Scacco ad una gang bulgara che si era specializzata nello sfruttamento della prostituzione. I carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del Comando Provinciale di Pescara, nell'ambito dell'operazione Ombre Bulgare, hanno infatti concluso nelle ultime ore una complessa attività di indagine avviata nel settembre 2015 nei confronti di un sodalizio di cittadini di nazionalità bulgara ritenuti responsabili dei reati di sfruttamento della prostituzione con aggravante della transnazionalità. Tre le persone finite in manette. Una quarta, il leader dell'associazione, è ancora ricercata. Un sodalizio contraddistinto dalla particolarità di adottare un modus operandi diverso da quello riscontrato per le prostitute di etnia rumena e albanese, ovvero da un controllo a vista delle donne lasciate sul marciapiede e con una figura di riferimento che intratteneva i rapporti tra le stesse durante l'arco notturno. Un'attività di indagine lunga, complessa, condotta con metodi tradizionali. Sì, tradizionali con diversi servizi di osservazione e riscontro, ma anche servizi di controllo e identificazione delle prostitute, anche al fine di consentire loro di dialogare con quelle che sono le forze di polizia ed eventualmente aprirsi per un'assistenza, soprattutto dal punto di vista morale e dei loro bisogni, perché spesso ricordiamoci che si tratta di persone che vengono costrette a prostituirsi dietro minaccia anche nei confronti dei loro familiari o sottoposte a dei soprusi. Sul Messaggero, sulla pagina di Pescara, altro argomento caldo in città, il taglio dei pini che tocca adesso a Via De Cecco. Le radici della strada hanno distrutto l'asfalto e il marciapiede. La loro eliminazione consentirà di realizzare alcuni posti auto di Paola del Forum dell'acqua, dice, va cambiato il criterio di intervento. La verità, salvare le piante a rischio impone costi insostenibili. Sale la tensione tra amministrazioni e associazioni in vista dell'incontro di lunedì a Palazzo di Città, proprio sul caso del taglio dei pini. Torniamo adesso sul quotidiano Il Centro, apriamo la pagina di Montesilvano. Hotel della ASL chiuso da 12 anni, chiesti 180.000 euro di danni. La procura della Corte dei Conti accusa l'ex direttore generale Damario e un ex dirigente. L'imputazione: non hanno venduto una struttura inutile. La difesa dice una ricostruzione falsa. La casa per disabili mai nata, l'albergo Paradiso nel degrado. Di spalla il nuovo edificio e l'apertura del distretto sanitario resta ignota. Ancora nel taglio basso, via i controlli nell'ex discarica, martedì il sopralluogo con l'ARTA, progetto degli ambientalisti per la bonifica. Si tratta ovviamente dell'ex discarica di Villa Carmine che è stata sequestrata pochi giorni fa. L'opera va avanti, ponte sulle saline in via Tamigi sarà pronto entro l'estate, sempre per quanto riguarda Montesilvano. Rifiuti, a Città Sant'Angelo arriva il porta a porta, la rivoluzione della differenziata partirà fra 7 mesi, la Linda farà 12 assunzioni, l'assessore Di Giacomo: abbasseremo la Tari, l'opposizione dice sarà un fallimento. E poi a centropagina, tre perdite d'acqua, strade allagate, Montesilvano, i residenti denunciano le rotture all'Aca, ma nessuno interviene. A Montesilvano a lezione su come salvare i bambini, oggi il corso in comune sulla disostruzione pediatrica. Nel taglio basso, animali in festa sulla riviera vietata alle auto a Montesilvano e la movida a Città Sant'Angelo, la notte della trasgressione, apre il primo club privé.
La pagina di Francavilla dell'area metropolitana, consigliere ideale di Giovanni Primo con 311 voti, nel sondaggio del quotidiano Il Centro seguono Ortu e Manari, Mantini accusa Luciani al via i grandi lavori elettorali. Poi scontro sull'amianto dell'ex fonderia a San Giovanni Tatino dopo la denuncia del Movimento 5 Stelle, pericolosi anche i fusti interrati, il sindaco dice diamo parola alla ASL. E poi a Cipagatti c'è polemica, lite per il campo di calcio e i bambini restano fuori. La pagina di Penne Popolari dell'Alta Val Pescara, festa al Marconi per la riapertura della sede storica, inaugurato l'edificio di San Giovanni, chiuso da 7 anni, andiamo a vedere il servizio di Vestina News. Un traguardo importante per gli studenti di Penne che tra qualche giorno potranno tornare a sedere tra i banchi della sede storica di San Giovanni dell'Istituto Tecnico Commerciale Marconi. La preside Angela Pizzi. Noi siamo veramente molto contenti, questo per noi è un giorno veramente di festa, sono 8 anni che stavamo aspettando di poter rientrare in questa sede, lo stavamo aspettando noi ma soprattutto i nostri ragazzi geometri che come vedete sono qui già all'opera, perché saranno loro i veri ospiti di questa struttura pensata per loro e per tutti i ragazzi che qui cominceranno a muovere i primi passi per il loro futuro. Ma è una grande soddisfazione che nemmeno in 4-5 mesi esatti di inizio dei lavori abbiamo realizzato un'opera attesa appunto da tanto tempo. È stata una priorità dal mio insediamento nel 2014, data in cui sono stato eletto presidente della provincia a ottobre, perché ritenevo insieme ai colleghi, ma soprattutto ritengo che la scuola sia funzionale in tutto il territorio della provincia di Pescara. Qui andava fatta una concertazione veloce, immediata, per ridare l'uso di spazi adeguati, ma soprattutto per consentire anche energie ulteriori in questo istituto. Oggi è una giornata di grandissima importanza per la nostra città e per l'intera area vestina. Riportiamo in vita la succursale storica dell'Istituto Tecnico Marconi, la succursale San Giovanni, che era chiusa da 8 anni, e grazie ad un lavoro effettuato in 3 fasi, con 3 diversi interventi e altrettanti progetti, oggi riportiamo in vita questo storico edificio che però si proietta anche verso il futuro, perché gli studenti che si formeranno all'interno di queste aule rappresenteranno il futuro della nostra città. Andiamo sulla pagina di Chieti del Centro, tragedia ad Ortona, un anziano è morto schiacciato dal trattore, l'incidente in contrada a Tamarete, l'agricoltore di 78 anni stava rientrando a casa ma il mezzo è scivolato in un canale. Vani ovviamente i soccorsi, come vedete dalla fotografia, è stato lungo il lavoro per recuperare il corpo dello sfortunato agricoltore rimasto schiacciato dal mezzo. Si tratta di Vittorio Carafa, 78 anni, di Ortona. In contrada Caldari sbanda con l'auto, donna di 34 anni finisce in ospedale. E poi a Chieti il virus mette KO 30 scolari, le analisi dei NAS hanno escluso infezioni causate dal cibo della mensa, il blitz della capitaneria di Porto di Ortona, sequestrati 250 kg di pesce, mancava la tracciabilità. Andiamo sul Messaggero e andiamo a vedere altre notizie da Chieti, la pagina di Lanciano Vastortona, ladri in azione, altra villa svaligiata, ripulita la casa di Maria Rosaria Lamorgia, giornalista della RAI e della TGR Abruzzo. Il marito ha fatto la brutta scoperta dopo essere rientrato. Siamo stati certamente tenuti d'occhio, racconta la vittima, locali a soqquadro, rubati gioielli e oggetti di valore affettivo. Lo sfogo su Facebook, la mia stessa sorte è toccata ad altri, pattuglie rafforzate in città, l'allarme resta elevato. E poi il sottosegretario Federica Chiavaroli, sottosegretario alla giustizia, visita carcere e tribunali a Lanciano. Pericolo scampato a Selvadaltino, incendio al nido di infanzia, 20 bambini sono tornati a casa per un cortocircuito, ha preso fuoco lo split del condizionatore di aria caldo-freddo poco prima dell'ingresso dei piccoli alunni al nido di infanzia. Per fortuna non è successo nulla di grave. E poi Monti, il porto industria produce posti di lavoro ad Ortona, all'Autico la lezione del commissario dell'autorità portuale di Civitavecchia, Nervegna, dice formiamo professionalità.
Ancora la notizia dell'anziano morto schiacciato dal trattore, poi la camminata antitrivelle, sono tante le adesioni per quanto riguarda l'iniziativa. Domani anche il comune di Vasto parteciperà a questa camminata, intera o a rate, bollette tari a domicilio, sempre a Vasto. Andiamo avanti con la lettura del Messaggero, adesso andiamo sulla pagina che riguarda invece l'Aquila. Maxi transazioni, la metro ancora al palo per la mancata realizzazione della tramvia su gomma, pende una richiesta di 10 milioni di euro al giudice civile, accordi con Impregilo e Banca Sistema ma non con la CGRT, il comune potrebbe pagare più dei 6,5 milioni pattuiti. Modus operandi ormai acclarato, prima di sborsare le amministrazioni aspettano i contenziosi. E poi il progetto case, avanti con gli sgomberi, ricollocate già 20 famiglie su 138, l'assessore Perini, siamo partiti da Sassa dove ci sono gli alloggi più malandati. E poi penitenziario, la Bernardini a Preturo chiede tutela per gli internati. La Bernardini, sapete, è in predicato di diventare garante dei detenuti per la regione Abruzzo. E poi l'indagine sul giallo di Montereale, l'investitore è il soccorritore per gli investigatori, PM e Carabinieri del RIS, dopo complesse verifiche accusano l'autotrasportatore di Avezzano. Controlli a scuola, trovati 2 grammi di hashish al cutugno. Andiamo avanti, cimitero dei bambini, un'altra scoperta nel sito di Amiternum, il cimitero risale all'epoca longobarda e la scoperta è stata effettuata alla fine del 2015 ma resa nota soltanto adesso. Andiamo avanti alla pagina di Avezzano sul Mona, ex zuccherificio, la guerra dei 100 anni per il comune che chiede alla proprietà 800.000 euro, lo stabilimento sorgerebbe su terreni gravati da uso civico. A sorpresa la Trara tira fuori un atto notarile del 1917 che prova l'affrancazione dell'area, resta il nodo dei rifiuti. Il 26 aprile le parti tenteranno una conciliazione, il rischio è quello di una causa temeraria. A Sulmona centrodestra e centrosinistra prove di intesa, prove tecniche di aggregazione politica a Sulmona in vista delle amministrative di primavera dopo che è caduto il sindaco Ranalli. Liberti si difende sempre a Sulmona, mai chiesto soldi, interrogato dal GIP il primario Pratolano, sotto accusa a Salerno per il giro di tangenti sulle visite. Sempre a Sulmona, comune povero, a rischio gas e luce, salta fuori un maxi debito da 450.000 euro. A Canistro, allarme lungo il Liri, trovato un ordigno residuato bellico, e ad Avezzano, morosi cronici, il CAM stacca le utenze dell'acqua. Andiamo avanti adesso andiamo a vedere invece qualche notizia dal Teramano, cambiando testata e passando alla città, quotidiano della provincia di Teramo. Partiamo dal taglio del nastro per la Fiera dell'Agricoltura, ieri inaugurata la 3 giorni interamente dedicata al primo settore allo stadio Gaetano Bonolis di Piano Daccio. Numeri in crescita, nonostante il brutto tempo si prevede un grande afflusso di visitatori per il fine settimana. L'Istituto Agrario Ignazio Rozzi ha allestito un'area nel cortile della scuola aperta durante la fiera. Cambiamo argomento, anche Tercas mette 100 milioni sul piatto delle PMI, Popolare di Bari aderisce al Fondo Europeo a sostegno delle imprese che puntano su ricerca ed innovazione. Muore a 54 anni l'avvocato Luigi Franchi, erede di una delle famiglie più prestigiose della provincia, si è spento dopo una lunga malattia, oggi saranno celebrati i funerali. In provincia, zappando, rischiava di saltare in aria. A Montorio, un contadino di Valle Cupa dissotterra una bomba da mortaio residuato della Seconda Guerra Mondiale. I carabinieri di Montorio hanno provveduto ad isolare la zona e hanno avvisato gli artificieri. L'intervento di bonifica è previsto per la giornata odierna. La bomba potrebbe brillare direttamente nel campo dove è stata trovata. L'Enel controlli alle linee della media e dell'alta tensione con l'elicottero, il servizio partirà da lunedì e servirà a valutare lo stato di salute delle linee. Nel taglio basso, mediazione familiare gratuita al comune di Campli.
Andiamo avanti, biciclette in marcia per dire no alle trivelle, domani la manifestazione si pedala per il sì, due carovane si ritroveranno a Villa Figliani a Pineto. Andiamo ancora avanti, il caso Italpannelli, prima revoca i divieti, il sindaco Panichi convoca un tavolo urgente e restringe il raggio della zona off limits da 5 a 2 km. Adesso passiamo allo sport. Torniamo sul quotidiano Il Centro andando ad aprire la pagina dello sport abruzzese, ovviamente in primo piano il Pescara con il colpo di Avellino, carattere bollicine, è tornato il grande Pescara. Andiamo subito a vedere le immagini nel servizio di Paolo Renzetti. Un delfino commovente spugna con pieno merito per 3-1 il Partenio Lombardi di Avellino, facendo un sol boccone dei lupi d'Irpinia e scrivendo una pagina importante di un campionato che vede nuovamente protagonista la Oddo Band dopo qualche boccone amaro di troppo. In terra campana si è rivisto il vero Pescara, che in una serata di grande emergenza è riuscito a dimostrare di poter far bene anche senza 8 titolari. E ora sotto con il Cesena venerdì prossimo in uno stadio adriatico che si spera caldo, come la squadra davvero merita. Al Partenio si presenta un Pescara Baby con 3,97 in difesa e Ventola all'esordio assoluto. Il giocatore della primavera sarà uno dei migliori in campo. In totale sono 8, come detto, gli assenti, un vero e proprio record. Si comincia davanti a 5.000 spettatori e con il settore ospite chiuso per decisione dell'osservatorio. In campo l'avvio vede un canovaccio forse imprevisto, con i biancazzurri a fare la partita e l'Avellino a subire la verve di Memusciai e soci. Nel finale di tempo le cose migliori e con il Pescara, che ha un cuore grande così e che al 34esimo trova il meritato vantaggio grazie ad un gran gol di Gianluca Caprari, che supera Frattali realizzando così la sua 11esima rete stagionale. Gli ospiti ci credono e al 38esimo arriva il raddoppio ancora di Gianluca Caprari, che segna in posizione regolare con l'annullamento per fuorigioco inesistente da parte del primo assistente Tolfo di Pordenone. Una beffa atroce per una squadra, quella abruzzese, che continua ad attaccare riuscendo così a chiudere comunque il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa si riparte nell'Avellino con una novità e con Sbaffo in campo al posto di Visconti. La squadra di casa è più offensiva e al quinto trova il pareggio con Castaldo grazie ad un tiro violento che non lascia scampo ad Aresti. Al settimo minuto ancora i pini pericolosi con il pallone che attraversa l'area piccola facendo correre un brivido agli abruzzesi. Al 12esimo Verre ci prova dai 20 metri per il Pescara con Frattali, che riesce comunque a bloccare in due tempi. Ma in agguato c'è Gianluca Lapadula, sempre lui che di testa si inventa il 2-1 riportando il Pescara meritatamente in vantaggio. Per il bomber biancazzurro i gol in stagione diventano 21, così come lo scorso anno in casa teramana. Il Delfino c'è e si fa valere anche se al 22esimo D'Angelo trova il miracolo di Aresti, che poi si ripete al 25esimo salvando su colpo di testa di Mokulu. Oddo corre ripari mandando in campo Acosta e Mitrizza al posto di Caprari e Pasquato, ed è proprio il giocatore romeno a mettere in rete al 31esimo per il 3-1 e facendo esplodere la gioia della panchina biancazzurra e dei suoi compagni in campo. Aresti e soci festeggiano un gol importante, anche perché l'estremo biancazzurro in serata di grazia al 37esimo salva ancora su conclusione insidiosa di Sbaffo. I biancazzurri non stanno però certo a guardare e al 39esimo c'è la risposta con un tiro di Memusciai e con Frattali che salva in calcio d'angolo. Il finale vede il prevedibile forcing avellinese, che si concretizza solo con un palo esterno dell'ex lancianese Paghera al 45esimo, prima del tripudio dei ragazzi di Massimoddo, che possono festeggiare almeno per qualche ora il ritrovato terzo posto. Il Pescara è tornato. Ho fatto anche altre volte questi cambi, non sono andati bene. Purtroppo le circostanze fanno un allenatore vincente o perdente, nel senso che io faccio sempre dei cambi ragionati per cercare di aiutare la squadra a fare meglio, a volte difensivi, a volte offensivi, e a volte ti va bene, a volte ti va male. Quando li azzecchi hai azzeccato e quindi sei fortunato, quando li sbagli hai sbagliato, sei stato pure sfortunato, quindi va bene così, insomma, ma non è che... È la normalità, fa parte del calcio, e se azzeccassi sempre costantemente tutti i cambi che faccio,
vuol dire che vincerei tutte le partite, perché faccio i cambi, faccio i gol, quindi è un discorso che non sta in piedi, insomma. Allora, io ero per un verso molto ottimista, per l'altro non pessimista ma indeciso, per un semplice motivo: ottimista perché conosco bene questi ragazzi, conosco bene Ventolo che ho allenato per un anno, conosco Vitturini che comunque ha già dimostrato, conosco Mandragora, conosco Fornasie, nonostante tutte le critiche sono tutti ottimi giocatori, a volte possono sbagliare. Ventolo è un ragazzo che ero sicuro che avrebbe fatto la sua prestazione. L'indecisione semmai sta nel fatto che comunque un 97 che esordisce non sai mai come possa reagire. Fortunatamente ha reagito alla grande, è stato sempre in partita, non si è emozionato e insomma dopo la partita possiamo dirlo, insomma, oggi è stata un'impresa perché praticamente eravamo con la difesa primavera, quindi è andata bene, però comunque sia grande merito va a tutta la squadra, non solo quelli dietro ovviamente, ma tutti, perché in queste condizioni non era facile avere una mentalità comunque vincente. Restiamo sempre alla Serie B, oggi a Lanciano arriva la Virtus Entella, i frentani alla riscossa per avvicinare la salvezza, due sconfitte di fila per i frentani che oggi vanno all'assalto appunto della Virtus Entella con un Di Francesco in più, Maragliulo è intenzionato a confermare l'11 di Crotone senza Vastola che è squalificato e con il figlio d'arte al rientro, l'unico dubbio in difesa con Salviato che scalpita i precedenti, l'anno scorso c'è stato il successo dei rossoneri. Andiamo avanti in Lega Pro, oggi in campo il Teramo a Siena per sfatare il tabù trasferta, il Diavolo non segna da 63 giorni lontano dal Bonolis e allo stadio Artemio Franchi non ha mai vinto. E poi l'Aquila, Perrone pensa di dare una chance ad Andrea Mancini. In Serie D, Chieti tra i pali si rivede Fatone, in 5 recuperano nella Miternina. Andiamo all'Eccellenza, la Vastese con la carica dei 700 a 270 minuti dalla fine, domani a San Buceto la capolista giocherà praticamente in casa, Capistrello arbitro della corsa playoff. Andiamo ancora avanti, il basket di Serie A2, le abruzzesi, Roseto incognita De Loc, al Palamaggetti tornerà l'ex Proger protagonista in passato di una lite con i tifosi. Andiamo ancora avanti e andiamo a vedere adesso la pallacanestro. Teramo riparte la corsa alla B, domani al Palas Capriano gara 1 della finale con Termoli e poi calcio a 5 il Città di Pescara in semifinale, Final 8 de Serie C donne, oggi la sfida contro il Tivoli. Per la pallamano Gommeur e Globo in passerella. Serie 1 femminile, il penultimo turno della pool retrocessione e il rugby domani, Gran Sasso a Brescia con alcuni dubbi e l'Aquila si prepara all'incontro decisivo di venerdì sera. È tutto per quanto riguarda la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito, Mattino 6 torna lunedì alle ore 7, la nostra informazione invece alle 14, alle 19 e alle 23, non dimenticate oggi c'è anche diretta stadio a partire dalle ore 15 circa, grazie ancora per essere stati con noi, buona giornata.